Bene, oggi parliamo di regolazione genica nei procarioti. Nei procarioti, come abbiamo già anticipato, la regolazione dell'espressione genica è effettuata a livello del processo di trascrizione ed è basata sulla accensione, sullo spegnimento dei geni. I geni possono essere o accesi o spenti, non ne può essere regolata l'intensità. Il processo di regolazione dell'espressione genica si basa su un modello che è il modello dell'operone, scoperto da due scienziati che sono Jacob e Monod. L'operone che cos'è? È un'unità trascrizionale, una porzione di DNA comprendente un promotore, quindi la regione che viene riconosciuta dall'RNA polimerasi per iniziare la trascrizione, una sequenza chiamata operatore, che ha la funzione di regolare attraverso il legame di proteine che funzionano da repressore il processo di spegnimento o di accensione dei geni, e dei geni strutturali. La caratteristica dei procarioti è quella di unire più geni che codificano per proteine coinvolte nella stessa via metabolica all'interno di una stessa unità trascrizionale. Quindi non c'è un promotore e un solo gene, ma un promotore a monte di più geni coinvolti nella stessa via metabolica. Quindi geni strutturali che codificano per proteine coinvolte nella stessa via metabolica, in questo caso quindi rappresentano tre. E poi un terminatore. Terminatore è la sequenza che dice all'RNA polimerasi di staccarsi e che il processo di trascrizione è finito. Quindi questo è l'operone. L'operone è tutta questa porzione, dal promotore fino al terminatore. Promotore, operatore e i geni strutturali che possono essere più di 1, 2, 3, 4, 5, dipende dall'operone che noi andiamo a prendere in considerazione. A monte dell'operone esiste poi il gene regolatore che codifica per quella molecola proteica, il repressore che si legherà all'operatore. Ovviamente il gene regolatore avrà a monte il suo promotore. Andiamo a vedere l'operone del lattosio, l'operone LAC. L'operone del lattosio è caratterizzato dalla presenza di tre geni strutturali che sono coinvolti nel metabolismo del lattosio. Ora siamo nei batteri, Escherichia coli. Escherichia coli utilizza come fonte di nutrimento, quindi di produzione dell'energia, fondamentalmente il glucosio. Ma in particolari condizioni, pensiamo che Escherichia coli è presente nel nostro tratto digestivo. In assenza di glucosio e in presenza di lattosio, è in grado di utilizzare anche il lattosio come fonte di nutrimento, ma per far questo ha bisogno di assorbire il lattosio dall'ambiente esterno e poi degradarlo. Per questo ha bisogno di queste tre proteine codificate da questi tre geni strutturali. La prima proteina, qui è scritto LACC, ma in realtà LACZ è il nome del gene. LACZ codifica questo gene per una proteina che è la beta-galattosidasi. La beta-galattosidasi è l'enzima che degrada il lattosio in glucosio e galattosio. Poi abbiamo LACY che codifica per una beta-galattoside permeasi, cioè permette l'ingresso del lattosio poi all'interno della cellula, e poi LACA, una transacetilasi, cioè l'aggiunta di un gruppo acetile alla molecola per permetterne poi la degradazione. Tutti questi tre geni, quindi, che codificano per proteine coinvolte nell'assunzione, nella degradazione del lattosio, sono facenti parte di un'unità trascrizionale con a monte un proprio promotore. Ora, normalmente Escherichia coli non ha bisogno di produrre queste proteine, perché normalmente Escherichia coli non utilizza il lattosio come fonte di nutrimento e quindi questo operone è silenziato, è bloccato, l'espressione di questi geni non è accesa, è ferma, è negativa, è spenta. E come è spenta? È spenta grazie al legame di un repressore, una molecola proteica codificata dal gene regolatore, che è una molecola appunto che funziona dal repressore, che si lega all'operatore. Quindi normalmente, in condizioni normali, l'unità trascrizionale è spenta. Il repressore, perché il repressore è legato all'operatore, questa sequenza posta tra il promotore e il primo gene,
E l'RNA polimerasi, che si lega al promotore, non è fisicamente in grado di trascrivere i geni perché ha un blocco, è come se ci fosse qualcosa su un binario del treno che impedisce quindi all'RNA polimerasi di scorrere e di poter effettuare la trascrizione. Quindi normalmente l'operone del lattosio è spento. Quando si accende l'operone? Quando il batterio si trova in presenza di lattosio nell'ambiente. E quindi a questo punto cosa succede? Un corepressore si lega, in questo caso un induttore, direi, che si, non un corepressore ma un induttore, si lega al repressore modificandone la forma. Quindi un induttore si lega al repressore, modifica la forma del repressore e fa sì che il repressore si stacchi dall'operatore. Induttore. Si lega al repressore e modifica la forma del repressore in maniera tale che questo repressore si stacchi dall'operatore e a questo punto l'RNA polimerasi possa trascrivere geni che produrranno quelle proteine necessarie per metabolizzare il lattosio. Chi è l'induttore? È il lattosio stesso. Il lattosio è in grado di legarsi al repressore e permettere quindi la sintesi di quelle proteine che permetteranno la degradazione del lattosio stesso. Questo esempio di regolazione si dice operone inducibile, inducibile. È un operone inducibile perché viene indotta la sua trascrizione dei suoi geni è indotta da una molecola, che in questo caso è quella molecola stessa che dovrà essere degradata dagli stessi enzimi che vengono poi trascritti e prodotti. Esiste in realtà un altro anche meccanismo che è rappresentato qui dall'operone del triptofano. Il triptofano è un aminoacido di cui il batterio ha bisogno e che quindi viene sempre prodotto in condizioni normali. E in questo caso l'operone è caratterizzato dalla presenza di 5 geni che fanno parte dell'unità trascrizionale. Questi 5 geni codificano per 5 proteine necessarie per la produzione del triptofano. Quindi in questo caso l'operone è sempre acceso. Il triptofano deve essere sempre, sempre prodotto. Quindi normalmente in condizioni normali sull'operatore non c'è niente di legato. L'operatore è vuoto e l'RNA polimerasi si lega al promotore e può trascrivere i geni fino ad arrivare al terminatore. E poi questi geni verranno poi tradotti per produrre quelle proteine necessarie per la sintesi del trittofano. Ma se il batterio si trova in condizioni di abbondante trittofano nell'ambiente, è inutile che continui a prodursi trittofano, non serve a nulla, è un dispendio di energie completamente inutile. E allora in questo caso. Il triptofano stesso funziona da corepressore. Cosa fa il triptofano? Il triptofano si lega al repressore modificandone la forma e consentendo al repressore di legarsi all'operatore. Quindi il repressore normalmente in una forma inattiva, la presenza del triptofano legato al repressore, modifica la forma del repressore in maniera tale che il repressore si possa legare all'operatore e che quindi a quel punto l'RNA polimerasi che si lega al promotore è impossibilitata fisicamente a trascrivere i geni. In questo caso questo è un operone reprimibile perché normalmente è sempre acceso, quindi viene represso dalla presenza del trittofano. Come vedete, quindi i batteri modificano l'espressione dei geni in funzione dell'ambiente circostante. E i modelli sono appunto tramite il modello dell'operone, quindi queste unità trascrizionali con la presenza di repressori che si legano o non si legano all'operatore, quindi legame di proteine a una molecola, a una regione del DNA, quindi un'interazione sempre molto importante della forma del repressore che modificando la propria forma può legarsi o meno all'operatore. E impedire o permettere all'RNA polimerasi la trascrizione di questi geni che fanno parte dell'unità trascrizionale.